aspetto le mani alzate, come al solito vi incito a fare domande. E intanto che ci pensate, magari una la anticipo io. Mi è venuta la curiosità di come e che tipo di, diciamo così, passaggio o scambio di informazioni possiamo trovare tra lo studio di questi fenomeni legati agli animali e invece gli studi che fanno appunto, credo, gli ingegneri sui moti delle, per esempio, delle masse umane, quindi tutti gli studi relativi a, per esempio, come si costruiscono le nuove concezioni di costruzioni di grandi spazi dove devono recepire grandi masse umane e quindi problemi di spostamento della folla per la sicurezza, se ci sono. Sì, no, ci sono moltissime analogie, tanto è vero che insomma, anche i fenomeni di panico, le masse negli stadi, la Mecca, insomma, sono tutti questi esempi di affollamento, sono stati molto studiati perché presentano delle analogie con questo tipo di sistemi. Tant'è vero che i gruppi poi che si sono occupati, i gruppi principali che si sono occupati di comportamento collettivo animale a livello anche teorico e modellistico, si sono spesso occupati anche di fenomeni di traffico pedonale, di affollamento, eccetera. E sicuramente c'è un aspetto che differenzia il comportamento collettivo animale da quello dai fenomeni di affollamento umano, ed è il fatto che il comportamento di gruppo negli animali va a vantaggio del gruppo, mentre spesso nel caso dei fenomeni di panico e di affollamento avviene il contrario, cioè comportamento di gruppo, l'imitazione, quello che viene chiamato herding, va a detrimento del gruppo, cioè il fatto di fare tutti la stessa cosa non fa bene, sia che si parli di traffico pedonale, di affollamento, oppure di herding finanziario, che è anche un altro caso che spesso è citato. Quindi a livello di modellizzazione e di comprensione delle regole ci sono molti aspetti simili, però ci sono anche delle differenze. Sì. Io continuo con la domanda visto che non vedo mani alzate, ma per esempio, ecco, adesso mi interromperà subito. Per esempio, nei fenomeni per esempio di migrazione degli gnu, dove sono state misurate delle situazioni di panico e quindi assimilabili per esempio a comportamenti di panico nelle folle umane, ci sono trovate delle correlazioni o mi sto Nel spingendo? caso degli gnu non lo so, però è vero che anche in campo animale ci sono dei comportamenti più complessi da quelli che ho cercato di descrivere io. Per esempio, ci sono degli studi recentissimi sulle pecore, in cui insomma, le persone che hanno fatto esperimenti sulle pecore hanno messo queste migliaia di pecore in un'arena e hanno filmato queste pecore per un sacco di tempo cercando di capire cosa facevano. E hanno visto che nel caso delle pecore c'è una combinazione di meccanismi, un meccanismo che tende a farle stare insieme, un meccanismo che poi tende invece a farli migrare di botto da una parte all'altra, come se ci fossero degli scatti improvvisi di paura, di panico. Quindi ovviamente ci sono differenze a seconda della specie, a seconda del fenomeno che si va a guardare. Ci sono delle analogie ovviamente anche con i pedoni, le stesse persone che fanno gli esperimenti sulle pecore fanno anche gli esperimenti sui pedoni, quindi insomma, lo stesso gruppo, quindi. Scusatemi la risata. La domanda che mi veniva spontaneo fare mentre vedevo questi spostamenti dello stormo di uccelli sotto l'attacco del falco pellegrino, ed era abbastanza evidente che partiva da un nucleo di uccelli e poi a raggio, secondo la distanza, gli altri seguivano. Siete riusciti a individuare un meccanismo di leadership in questo tipo di movimenti? Cioè, chi fa la prima mossa per scansarsi dall'attacco? D'accordo. Questo in realtà sarebbe molto bello riuscire diciamo, a misurare questo meccanismo. Il problema è che a livello sperimentale è molto difficile perché bisogna riuscire ad avere un evento fotografico ragionevole, poi spiego cosa significa ragionevole, dove c'è un attacco predatorio, il che statisticamente è un po' improbabile. Perché nonostante ci siano molti falchi, in realtà
normalmente gli attacchi avvengono in delle zone del cielo dove non si riesce a filmare bene. Quindi il modo in cui sono fatti gli esperimenti è tenendo le macchine fotografiche fisse, perché per riuscire ad avere una precisione sufficiente all'analisi algoritmica bisogna conoscere tutte le distanze tra le macchine fotografiche con una precisione assurda, quindi tutto l'apparato deve essere calibrato a dei livelli altissimi di precisione, quindi non si può spostarlo, cioè i motori che vengono costruiti attualmente in commercio non sono in grado di garantire il mantenimento della precisione necessaria per processare algoritmi e per immagini. Quindi sostanzialmente noi teniamo tutto fisso, abbiamo queste tre macchine fotografiche, videocamere ad alta risoluzione fisse, e quando uno stormo entra nel campo visivo comune delle tre macchine fotografiche lo possiamo filmare e lo possiamo analizzare, però questo ovviamente riduce moltissimo gli eventi che noi riusciamo a ottenere. Ma vi ha dato queste analisi che avete fatto, vi hanno dato un sospetto che ci sia? Abbiamo anche dei motivi teorici un po' dietro che ci inducono a pensare che in realtà non c'è una leadership nel senso stretto della parola, cioè non c'è un individuo Pippo che è lui che fa partire tutte queste onde di informazione. Ci sono degli individui che di volta in volta possono essere gli iniziatori di un meccanismo di propagazione dell'informazione. Quindi, e questo può essere dovuto a vari motivi, può essere dovuto al fatto che certi individui sul bordo dello stormo si accorgono per primi che sta arrivando un predatore e allora cominciano a spostarsi, e allora i vicini si spostano, gli altri si spostano, gli altri si spostano e parte questo segnale, quindi diciamo dei leader occasionali, se vuole, diciamo alcuni, quelli che si rendono conto che sono per primi soggetti alla perturbazione, poi propagano la propria reazione agli altri, inducono un comportamento collettivo. Questa è un po' l'idea che abbiamo. Poi andare veramente a mostrarla sarebbe bello, ma insomma è un po' difficile. Volevo sapere se avete misurato l'eventuale ritardo che c'è fra un estremo e l'altro dello stormo quando cambia direzione. Questo lo stiamo misurando adesso, nel senso che gli esperimenti di cui io vi ho mostrato i risultati erano esperimenti che sono stati fatti nel 2006-2007 ed erano stati fatti con una risoluzione temporale piuttosto scarsa, cioè con le macchine fotografiche che noi abbiamo potuto acquistare all'epoca che c'erano in commercio, perché poi la tecnologia va molto avanti. Noi eravamo in grado di scattare 10 immagini al secondo. Quindi 10 immagini al secondo permettevano di ottenere le coordinate, le velocità, però ottenere le traiettorie dei singoli uccelli per bene era un po' più complicato. Quindi adesso invece abbiamo fatto dei nuovi esperimenti che sono ancora in corso, in cui abbiamo una risoluzione temporale molto più alta, diciamo, si va dagli 80 ai 150 alle 150 immagini al secondo. Questo ci sta permettendo di fare una ricostruzione della dinamica molto più accurata, e quello che noi speriamo di fare è, e stiamo già cercando di fare, è di cercare di misurare il ritardo, lo shift nel comportamento tra un uccello e un altro in varie zone dello stormo. Quindi magari l'anno prossimo ne saprò rispondere. Allora, anche a Mestre molti anni fa c'era un fenomeno simile, ovviamente, come molte altre città. Io a quel tempo, cioè il dormitorio era vicino per chi conosce Mestre, vicino alle poste, c'erano dei grandi alberi, dei grandi platani, e lì ogni sera nel periodo invernale arrivavano gli stormi. Io abitavo in Corso del Popolo a quel tempo e avevo osservato che gli uccelli, lo stormo in realtà si formava quasi un'ora prima. Non so se avete voi studiato la formazione di questi stormi. Avevo notato che a distanza di circa 2 chilometri gli stormi arrivavano e si appoggiavano su dei grossi tralicci dell'alta tensione
vicino al cavalcavia, e da lì a gruppi di 20, 30, 50 partivano e formavano gli stormi che poi facevano tutte queste evoluzioni. Quindi non so se voi avete studiato questo fenomeno, cioè questi piccoli gruppi che poi andavano a costituire. No, questo fenomeno non l'abbiamo studiato, però quello che posso dirle è che a Roma ci sono vari siti che vengono chiamati pre-roost, cioè pre-dormitori, ma sono fuori dalla città, quindi gli uccelli arrivano dalla campagna, c'è già un primo smistamento in questi siti che sono questi pre-dormitori e poi vanno al vero e proprio dormitorio. Comunque la situazione cambia, non so, Termini è stato un dormitorio robustissimo con tantissimi uccelli per tantissimi anni, poi improvvisamente l'anno scorso non c'erano più uccelli, si erano spostati in un altro dormitorio, poi quest'anno per fortuna sono tornati, così abbiamo potuto fare i nostri esperimenti, però ogni tanto scompaiono, anche se per tanti anni non lo hanno fatto, cioè a Termini ci sono stati uccelli ogni anno per tantissimi anni. Ricordo la prima volta che non si sono palesati, è stata una volta tra l'altro in cui noi avevamo appuntamento con una troupe di una televisione tedesca che era venuta dalla Germania per riprendere questi stormi, siamo arrivati lì, fino al giorno prima c'erano e non c'erano più. Allora, è vero, io poi li ho visti a Roma vicino alla Araceli, che facevano quelle evoluzioni sopra Tevere un paio di anni fa. L'altra cosa che mi lascia un po' perplessa questa è la questione del fatto che gli uccelli, mi sembra di capire, secondo lei, sanno contare, giusto? Non è proprio sapere contare. O sanno contare. Riconoscere... le posso raccontare gli esperimenti che sono stati fatti? Non le spiego, perché sempre che sono perplesso. Perché io molti anni fa, quando ero giovane, un giovane studiavo all'università, spesso accompagnavo alcuni fotografi naturalisti, i pigazzini di turno, questi fotografi che venivano a fotografare le colonie di sterne in Laguna di Venezia, e la tecnica per poterli fotografare sul nido era quella di montare il capanno, entrare in due nel capanno, lasciare il fotografo dentro, partire e andare via con la barca. Gli uccelli non erano in grado, si diceva a quei tempi, adesso non lo so se quando sono cambiate, che non sanno contare, perché si entrava in due, uno usciva, ne rimaneva dentro, gli uccelli riscendevano sul nido e si poteva fotografare indisturbato. Ah, adesso diciamo, a questo livello non le saprei dire, però sicuramente gli esperimenti che sono stati fatti da vari gruppi, innanzitutto non è ovviamente una capacità, non è un saper contare, tant'è vero che vengono chiamate abilità prenumeriche sia negli uccelli che nelle scimmie che insomma in vari altri animali, e riguardano la capacità di sostanzialmente di distinguere numerosità diverse. Quindi questi esperimenti che venivano fatti da questa biologa consistevano nel mostrare ai piccioni dei piattini con un certo numero di, non ricordo se fossero chicchi, c'era la figura nella trasparenza, e l'uccello era stato diciamo allenato a dire attraverso ovviamente un premio poi in cibo a indovinare qual era il numero più grande, d'accordo? Erano in grado di effettuare questo tipo di discriminazione fino a 7 oggetti, quindi questo era il tipo di esperimento che veniva fatto. In altre specie animali ci sono anche esperimenti più sofisticati che porterebbero a pensare che si tratti proprio di una capacità di, viene chiamata object tracking o subatizing, cioè di seguire proprio degli oggetti, però ovviamente non è un contare nel senso umano del contare, è un'abilità discriminatoria a livello numerico, ecco.